parla di passione e morte, e i due discepoli parlano di glorificazione e potere secolare. I desideri dei due discepoli sono lontani da quelli di Gesù. Come mai questa discrepanza tra il Maestro e i suoi discepoli? Non si tratta solo di mancanza di fede da parte degli apostoli. Pensiamo ai nostri desideri di trionfo, che non sempre sono compatibili con ciò che Dio vuole da noi. Cerchiamo il senso lì dove c'è vuoto, la felicità lì dove c'è desolazione. Non siamo poi molto diversi dai due discepoli. Il Vangelo di oggi ci invita a cambiare prospettiva, a guardare la vita da un altro punto di vista, quello di Dio. Esercitiamoci oggi a vedere la realtà attraverso gli occhi di Dio. Allora riusciremo a capire meglio il linguaggio di Gesù e ad applicarlo alla nostra quotidianità. Che cosa ti riempie di gioia? La gloria di Dio oppure la tua personale soddisfazione? Vivi la tua vita nella verità oppure preferisci non vedere ciò che non ti piace di te?